Savona va alle elezioni, Fratelli d'Italia risponde presente. L'Italia risponde presente, avevamo promesso una lista di 32 candidati, di 32 patrioti con il simbolo in testa di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo con orgoglio presentato questa lista e siamo orgogliosi dei nostri valori che cercheremo sicuramente di trasmettere a ognuno dei nostri singoli candidati per portare avanti una buona amministrazione in questa città che veramente se lo merita, perché è una città con delle potenzialità enormi tutte da sviluppare. Ecco, quali sono i suggerimenti che Fratelli d'Italia può dare al candidato sindaco Angelo Schirro in ottica della prossima amministrazione? Ma i temi caldi sicuramente li ha trattati e li sta trattando giornalmente in ogni incontro il candidato sindaco Angelo Schirro. Diciamo che sono un po' quelli classici, quelli che ha tirato fuori il candidato sul quale picchia, se si può dire, particolarmente, sono quelli della pulizia. Quindi di mettere in condizione Savona di essere un po' più accogliente sia per i turisti, anche qua al porto dove siamo presenti in questo momento, sia anche per tutti i residenti che se lo meritano, quello della sicurezza e quello dello sviluppo economico di questa città. Fratelli d'Italia è in prima linea anche a Savona per la candidatura di Angelo Schirro con una lista che ha ambizioni importanti. Ambizioni importanti, tanto dimostra la coesione, diciamo, di tutta la coalizione nel sostenere un candidato che secondo me è un ottimo candidato. Angelo Schirro, un medico che ha dato molto alla sua città. Mi è piaciuto anche quando durante la presentazione un paio di mesi fa aveva detto che voleva restituire alla città ciò che gli aveva dato in termini, diciamo, lavorativi, professionali, però so che è una persona molto attenta a quello che erano i desiderata dei cittadini dal punto di vista della salute. Ecco, questo qua secondo me fa sì che possa essere anche un ottimo sindaco, perché si tratta di soddisfare i desideri dei cittadini, di cercare di capirli e di accompagnarli in un percorso. Pertanto sono fortemente convinto che la nostra lista sarà una lista che otterrà dei buoni risultati e che magari potremo festeggiare tutti insieme un nuovo sindaco che, diciamo, continua la serie di successi che si sono succeduti dal 2015 in avanti nella nostra regione per portare avanti un risultato importante nei confronti della cittadinanza. Ecco, Fratelli d'Italia cosa può dare a Savona città? Fratelli d'Italia è un partito che nel corso degli anni è molto mutato, nel senso è un partito di centrodestra, ovviamente, molto attenta a quello che sono i desiderata dei cittadini. Noi ad esempio stiamo facendo un po' una battaglia sul Green Pass, non certamente perché siamo contro le vaccinazioni, perché noi siamo assolutamente a favore delle vaccinazioni, ma su tutto quello che possono essere le limitazioni della libertà personale. Poi soprattutto in questo frangente qua ci sono dei limiti per i quali non si capisce per quale motivo sul trasporto pubblico il Green Pass non sia necessario, mentre se ad esempio necessario per andare ad un ristorante dove magari un cameriere mi può servire senza esserne dotato. Queste qua sono dei controsensi sui quali noi non ci stiamo, ovviamente, e daremo tutto il nostro appoggio per far sì che le cose funzionino meglio, soprattutto perché ci sia un'informazione maggiore. Assessore Ferro, Fratelli d'Italia in prima linea per le elezioni di Savona, anche in appoggio al candidato Angelo Schirro. Sì, questa sera ci troviamo a Savona, siamo qua in Darsena, tutta la lista di Fratelli d'Italia dei candidati in appoggio ad Angelo Schirro, quindi non soltanto Fratelli d'Italia ma tutta la coalizione del centrodestra, perché crediamo moltissimo in questo candidato, un medico, una persona rispettabile, una persona concreta, che è quello che credo che in politica in questo momento ci voglia. Ecco, è un segnale anche di vicinanza di Fratelli d'Italia nelle amministrative, non solo a livello nazionale l'impegno, ma anche appunto città per città. Assolutamente, città per città, e in particolare, insomma, credendo assolutamente in questo candidato, Fratelli d'Italia si muove e ha bisogno di andare sul territorio, quindi quello che infatti Fratelli d'Italia sta facendo in tutte le altre appunto sedi di elezioni amministrative è quello appunto di presenziare comunque sul territorio per dare un appoggio concreto, non soltanto con il commissario di partito, ma siamo qua presenti io che sono assessore regionale, c'è il consigliere regionale Stefano Balleari, il coordinatore provinciale di Savona Cavallo, e quindi insomma direi che è un appoggio più che concreto ad un candidato assolutamente molto concreto che crediamo veramente che farà molto bene.